Vi starete chiedendo, chi è lei? Lei è la vita di un'altra. È Gabrianna, no. Lei è la vita di un'altra. Troverete la pagina taggata qua sopra. Io non la vedo. Cosa fa la tua pagina? Di cosa parli? Parla del mio diabete, che si chiama Jack. E scrivo, perché è bello. Bene, brava, allora... Se soffrite di diabete o siete... No, vabbè, ok, allora, rifacciamo. La vita di un'altra, perché un anno e mezzo fa mi è venuto il diabete. Ho scoperto che, insomma, la condivisione di questa cosa, uno, mi fa bene, e due, mette in contatto un sacco di persone che hanno questo problemino. Quindi se soffrite di diabete, questa è la pagina giusta. Esatto. Cominciamo, leggo i vostri commenti. Roberta Pintus chiede... Ma un video in concomitanza con il canale non si potrebbe fare? Sì. Sì. Se lui volesse, sì, però... anche più bello di te. Sì, no, però mi piacerebbe tanto, sì. Mi piacerebbe fare una collaborazione con lui. Chissà. Michele Nicoletti. Ma perché Gesè dei Mona, per essere gentile, che tacchi fin di nebbia con la piova, che parca che te venga incontro... Un albero tendai con riflesso de strada, invesi cagà mentre cani dal porco. Andiamo avanti. Massimiliano Barbierato. Quando sei che ti organizzi un raduno? No, comunque è vero. No, cioè, ah sì, sì, è giusto. Sì. È vero. Sì, è vero, in effetti... Da fastidissimo. Sì. Allora, dovete accendere il fin di nebbia. Quando c'è la nebbia? Sì, solo se c'è la nebbia e la tanta visibilità è inferiore ai 50 metri. E dietro non avete nessuno, è così, ah, sì, è così che funziona. Massimiliano Barbierato. Quando sei che ti organizzi un raduno coi fan che bevevamo uno spritz assieme? C'è una stemia. Sì, hai ragione. Ci penserò. Ma possiamo bere anche altro? Comunque no, volentieri, lo farò. Prima o poi lo farò, sì. Ci sto già pensando. Lore Meyers. Vi sentiamo, perché vivi ancora con i tuoi? Non ti pare che è ora di andare via? Così cambi un po' la scenografia, almeno per la prossima stagione. Un attimo. Più che altro l'ho studiato fino adesso. Ho cominciato a lavorare da poco. Manu Barison. Mi piacerebbe un bel video con tutta l'inventiva che Gaimenite nel creare bestemmie apocalittiche. Lo farei, però sarebbe tutto un censurato. Perché una madonnina davanti. Perché comunque c'è gente a cui dà fastidio le bestemmie. Maria Chiara Frasson. La cosa che odi di più in assoluto e non hai mai potuto dire è la cosa che ami di più che non puoi farne a meno. Lo spritz non vale. La cosa che odio di più, che non ho mai potuto dire... I broccoli. Me la tengo, perché se no non ho mai potuto dirla, perché dovrei dirla adesso. Te l'ha chiesto adesso. Non posso dirla. E la cosa che amo di più, che non posso farne a meno... La pizza. Lore Meyers, sempre quella di prima. More, ma quando facciamo un baccaro tour a Venezia, tutti quanti followers con te, tutti assieme, coi vecchi veneziani a fianco? Dai, su, fai un salto a carnevale. Ops. Comunque, come ho già detto prima, sì, lo farò. Allora, Kevin Buosi, mi fa ancora incassare che non ci presenti il tuo o i tuoi, perché ormai non riusciamo più a capirsi. Sosia, svelaci questo arcano. Secondo me, Isetto Fradei. Leo, dimmi, in quanti siete di là? Non ce n'è nessuno qui, Leo. Quindi, sì, sono figlio unico. Simon Avezzu, sai qual è la storia del viaggiatore? No, aspetta, sai qual è la storia del viaggiatore? Sai qual è la storia del viaggiatore? No, quando ritorna te la dira. Te la dira? Niklas Holsel. Perché se una persona si fa male lavorando tutti dicono succede, ma senti, fai male coltivando un tuo hobby, sei un coglione? Ti ha detto che sei un coglione. Grazie. Lo penso anch'io. Grazie. Lo penso anch'io. Grazie. Tony Tastiera. 20 più 18 quanto fa? E 15 più 17 cosa che fa? Dai, non stai a rompermi i coglioni, vai in figa della Madonna, ti è tutto, Marco de Manincor. Ma secondo te... Oh, carino. Manincor. Oh, pensi che manincula. Ma secondo te, abbiamo mai visto lo stesso piccione due volte? Citi di messo. Secondo me sì. Sì. No, secondo me no. Akraf Guetrani, pensi che la vita va solo vissuta giocando o è anche un po' piantata per scopi più importanti? Oh mio
Dio, questa domanda è difficilissima. Posso rispondere? Sì. Beh, perché non ci si può divertire anche facendo cose importanti, insomma. Perché facendo cose importanti ci si può divertire, essere gioiosi. Quindi, entrambe. Una non esclude l'altra. Andiamo avanti. Diego Galeazzo. Sei fortissimo. Parlare dei giovani di oggi che pensano di sapere tutto più dei genitori? Se posso parlare dei giovani di oggi... Ma perché c'è un'altra generazione? Sì. Sono più abili i figli dei genitori. Hanno già lo smartphone in mano a 5 mesi. Sì, è vero. Chi pulisce più di Chantecler? Comunque io so chi pulisce più di Chantecler. Alessandro Cacciatori. Te piace le torte? E ora va torte in culo. Guarda, no, me l'ha fatta. Ma dai, madonna. Io la faccio mai, sempre. Mai, guarda. Io la faccio sempre. Le torte. Sì, ma sono diabetica. È una battuta del cazzo proprio, guarda. Forse non ho capito che sei diabetica, lo sai? Ok. Pierluigi Cavallaro. Visentin Vaimona. Va bene.